Italico Live Show, benvenuti. Oggi, mercoledì 25 settembre 2013, è davvero una giornata speciale. Siamo ai Roveri, il golf club di Torino, presso la Mandria, per un'occasione davvero speciale. Oggi i nostri sportivi giocheranno a golf per beneficenza, in particolare la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, dove una delle fautrici, anzi forse quella più importante, è la donna Allegra Agnelli, naturalmente. Speriamo di avere la fortuna di riuscire ad intervistarla. Ci saranno diverse professionisti, tanti amatori. Il torneo appunto si compone di un professionista e un amatore nella stessa squadra, che concorreranno per grandi vincite. Si parla di una macchina, si parla di orologi, ma vedremo la premiazione verso sera. Siamo ancora al mattino, i giocatori stanno arrivando, perciò rimanete con noi e ci vediamo tra poco. Abbiamo la grande fortuna di avere oggi una delle signore più importanti della Torino, ma soprattutto per quello che ha fatto. Donna Allegra, buonasera. Buonasera, buonasera. È davvero un piacere averla qui, ma è un piacere oggi essere qui per una cosa veramente importante. Giochiamo a golf, parliamo di sport, ma soprattutto parliamo di beneficenza. Certo, che questa è una cosa che tutti i piemontesi hanno sempre fatto e soprattutto lo sport che si è sempre dedicato a queste cose. Questa è una giornata molto particolare, perché? Perché tutto il ricavato che arriverà dalle gare che i nostri sportivi oggi faranno verrà devoluto appunto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Lei diceva Piemonte, ma credo che tutta Italia sia molto molto presa da questo problema. Credo che in questo momento noi come Piemonte abbiamo un'eccellenza, grazie a voi. Sì, questo certamente, ma non grazie a noi, grazie ai piemontesi, che sono quelli che in fondo hanno seguito questo progetto e ci hanno permesso di costruire il centro di ricerca di Candiolo. Perfetto, allora io la lascio andare perché so che lei oggi ha mille impegni, è stato un piacere averla qui con noi, continuiamo grazie. Più tardi, grazie ancora. Grazie infinite, grazie, grazie a lei. Arrivederci, grazie. Grazie. Continua la nostra splendida giornata qui dai Roveri, direi che il sole ha tenuto e perciò la giornata si presume sia molto molto bella. Dietro di me vedete i giocatori che stanno iniziando a calcare il green per questa giornata di beneficenza, vediamo un pochettino come andranno le cose aspettando questa sera la premiazione. Rimanete con noi, ci vediamo tra poco. Con uno dei sostenitori di questa fantastica giornata, siamo ancora qui ai Roveri alla Mandria, diamo il benvenuto a Carlo Trombetta.
È con piacere che ti saluto, saluto tutti gli amici che sono intervenuti oggi a questa bellissima manifestazione. Siamo qua per un sostegno Fondazione Piemontese per la ricerca del cancro. Una onlus, perciò oggi parliamo di beneficenza, come dicevamo prima nell'introduzione, dedicata soprattutto agli sportivi, ma dedicata anche con un occhio di riguardo alla beneficenza. Astoria sempre presente. Sì, certo, ci fa molto piacere essere presenti qui oggi, anche dove possiamo, perché ogni bottiglia venduta, in certe occasioni, doniamo un euro per ogni bottiglia venduta. In questo caso provvederemo a una beneficenza che sarà solo sostegno appunto per questa bellissima iniziativa. Molto bene, lodevole. Mentre ci siamo, volevo chiederti un pochettino di informazioni su quello che è il prodotto nella bottiglia bianca, ma con il tappo nero, e la bottiglia bianca invece rosa. Sì, queste sono le nostre, i nostri jol in pratica, e la bottiglia bianca che sia 9.5 cold in pratica è un prosecco a bassa gradazione e colpisce per l'immagine giovanile, è il primo nato della serie. A seguire è nato il pink e questo rosé, sono tutti due prodotti a 9,5 gradi, molto morbidi, i quali sono molto beverini, piacciono ai giovani, agli adulti, piacciono a tutti. Direi che oggi hanno avuto un grande successo, eh? Sì, con molto piacere, tutti quelli che hanno provato questo prodotto sono stati soddisfatti, l'hanno acquistato, non perciò, solo per acquistarlo, noi non volevamo vendere, ma l'hanno voluto e l'abbiamo voluto vendere. Perciò possiamo dire che anche gli sportivi amano Astoria. Sicuramente, anzi sarà un piacere per loro, un piacere per noi continuare a servirli. Senti, l'ultima cosa prima della premiazione, perché oggi è stato un torneo veramente lungo, siamo arrivati quasi al termine di questa grande giornata, vorrei sapere da te cosa ne pensi del golf. Io penso che sia una cosa vicina, tanti amici, un piacere, natura, è un piacere stare bene assieme con tutti. E oggi l'hai dimostrato, perché è stata una giornata davvero meravigliosa. Carlo, io ti ringrazio, ringraziamo Astoria per la bellissima giornata e ci rivedremo al prossimo appuntamento. Ok, ringraziamo voi e tutto il vostro staff, grazie, meravigliosi. Grazie. La nostra giornata presso i Roveri qui alla Mandria, abbiamo il grandissimo piacere di trovare un'amica del nostro Carlo Trombetta, perciò a te Carlo l'onore di presentarcela. Sì, una grande amica, una grande persona, una donna secondo me da premio, anzi quei premi importanti, e lei è la Claudia Porchietto, che per noi è tanto, fa tanto per noi. Benvenuta Claudia. Grazie, mi ha fatto molto piacere poter arrivare un po' di corsa, perché ero a Milano, però era un piacere esserci, per gli amici sicuramente, ma soprattutto perché credo che sia importante non soltanto il momento e la causa, ma credo che sia fondamentale sottolineare come in tutti questi anni in Piemonte si è fatto molto per la ricerca e la gente ha dato molto per la ricerca, perché non dimentichiamo che anche un momento così difficile, come ci dicevate questa sera, c'è stata una chiamata e una risposta importante da parte di tutti. Molto bene, ti ringrazio, perché abbiamo prima parlato con la signora Agnelli, che ci diceva, appunto, esprimeva il suo parere per quanto riguarda noi piemontesi, che comunque quando c'è da aiutare siamo sempre in prima fila. Sì, noi siamo zitti zitti ma lavoriamo. Brava. Tanto e diamo tanto, quindi io penso che questo sia anche un monito per chi in Italia è abituato invece a parlare e a fare poco. Io credo che invece, come abbiamo sempre detto, dal Piemonte sono partite tantissime cose, non solo l'unità d'Italia, ma credo anche un'unità di intenti per portare nel mondo quella che è anche una speranza di vita importante, e questa ricerca, e questa, tra l'altro mi permetto di aggiungere, questo polo di ricerca che si è creato in Piemonte è anche un biglietto da visita importante per la regione. Assolutamente, ne abbiamo parlato con la signora Agnelli, appunto, parlavamo di eccellenza. Sì. Eccellenza riconosciuta, seria, perché nel momento in cui attraverso le fondazioni anche le risorse economiche sono tante, si fa sempre anche attenzione a dove vanno. Io credo che questo sia davvero un esempio di come la gente sa che sono riposti bene i soldi che decidono di donare.
L'iniziativa di questa sera si sposa con le altre che sono state fatte, ma credo che soprattutto sia un riconoscimento a quello che si è saputo creare. E aggiungo soltanto che per noi, dove la sanità sappiamo benissimo essere in questo momento un nodo difficile da risolvere, ha visto però in questa iniziativa non solo un sostegno della regione in termini economici, ma convinti per quelle che sono le strategie future nella medicina. Molto bene, io ti ringrazio per le tue fantastiche parole. Vi lascio a un brindisi con una storia a questo punto al nostro Carlo Trombetta. Grazie Claudia, rimanete con noi. Qui ai Roveri ancora alla Mandria, sempre per questa fantastica giornata, abbiamo un altro sponsor della giornata. È un piacere averti qua, Fredo, il nome della società, e vogliamo sapere anche il tuo nome. Il mio nome è Gianluca Trentini, sono il responsabile commerciale dell'azienda Fredo. Vi racconto brevemente cosa facciamo. Noi siamo gli importatori e commercializziamo il prodotto Fredo, che sono le acciughe, i filetti di acciughe, le acciughe sottosale e il tonno. Queste sono un po' le nostre specialità. Prego, no. No, volevo solo dirvi la caratteristica di questa acciuga: è un prodotto estremamente dolce, al contrario insomma di quello che c'è sul mercato, è un prodotto di alta qualità. Molto bene, alta qualità come la giornata che abbiamo passato insieme oggi, perché devo dirvi grazie. Oggi è stata una giornata così dedicata alla beneficenza, alla fondazione, appunto, Fondazione Piemontese per la ricerca del cancro. E volevo chiederti un attimino appunto le tue impressioni per la giornata. Direi che è andata molto bene, siamo molto contenti dell'evento, siamo contenti della gente che ci è venuta a trovare, proprio perché, come ricordavi tu, la giornata è per l'associazione contro il cancro. Tutta una parte del ricavato, come abbiamo messo sui nostri cartelli, andrà devoluto all'associazione contro il cancro. Molto bene, ti ringrazio per la tua partecipazione. Partecipazione e ci vediamo alla prossima. Grazie. Grandissimo onore di avere uno degli esponenti principali di questa fantastica giornata, un professionista nel campo del golf, signor Giancarlo Ferrero. Benvenuto. Grazie mille. Ci racconta qualcosina di questa meravigliosa giornata che abbiamo vissuto fin dai primi momenti. La giornata splendida, la paura nostra era che il tempo non ci aiutasse, perché la partecipazione è stata altissima, di tantissimi professionisti e tantissimi dilettanti. Lo scopo della partecipazione ovviamente era per l'associazione sulla ricerca per il cancro, e siamo riusciti a ottenere, grazie a questa grande partecipazione, una cospicua cifra da consegnare alla presidente di questo sodalizio meraviglioso, la signora Agnelli. La gara è stata meravigliosa e grazie a tutti gli sponsor che sono intervenuti per poter fare questa importantissima gara che speriamo si possa ripetere nel tempo. Ci racconta qualche aneddoto della giornata? Aneddoti che la tensione per una preparazione di questa gara, che comunque è complessa e ci sono voluti un po' di settimane, è stata che abbiamo giocato male la nostra squadra. Tuttavia non posso lamentarmi, la giornata è stata bene, senza intoppi, e quindi siamo felicissimi di aver avuto anche voi qui con noi. Benissimo, io la ringrazio molto, la lascio andare perché so che ha un sacco di impegni. Abbiamo la premiazione. Grazie ancora e grazie per ancora tantissimo. Grazie a voi.